Je profite l'occasion aujourd'hui. Io prendo l'occasione di essere davanti a questo CPR per dire che mio fratello di fatto qui è stato assassinato, perché è arrivato, era vivo, era ferito, e mi domando che tutti voi che tenete rinchiuse queste persone dentro CPR avete dei fratelli, delle sorelle, delle madri, e quindi potete immaginare che cosa è stato per lui arrivare qui e perdere la vita. Prigionier, vous emprisonnez ici, isolé, c'est une zone de famille. Vous aussi, un jour Dieu va vous user. Donc ce qui est à dire, vous avez tué mon petit frère vivant ici. Donc en même temps. Mio fratello è arrivato qui ed è stato isolato. Lui gridava. Era ammalato, ferito, non è stato curato, è stato abbandonato e isolato. Siete esseri umani, ma questo non è un trattamento da esseri umani. Dovete pensare che le persone che sono rinchiuse qui dentro non sono dei criminali giudicati secondo la legge, ma sono persone che sono arrivate qui da altri paesi e in realtà sono rinchiusi come criminali e trattati in condizioni disumane. Un centre de meurtrier, de crime centre criminel. Donc je demande justice, que justice soit faite et que ces personnes que vous emprisonnez, c'est pas des personnes criminelles, c'est des personnes qui ont quitté leur pays pour venir à la recherche pour le bienfait de leurs parents. Donc vous les prenez sans les juger, sans les traiter, vous les emprisonnez dans ce centre de détention illégale qui est là. Ça c'est que le CPR de... Vogliamo dirvi che noi chiediamo giustizia come famiglia, perché la famiglia di Moussa Balde non dimenticherà mai questo CPR dove Moussa è stato ucciso, ha trovato la morte, e quindi quello che chiediamo, noi siamo qui per chiedere giustizia e non dimenticheremo mai quello che è accaduto qui dentro. Vi ringrazio per essere qui.